per la crescita del paese è necessario adottare con urgenza un piano di sviluppo economico che, partendo dalla valorizzazione del patrimonio culturale, abbracci tutte le professionalità del paese. Questo è quanto emerso dalla manifestazione della dirigenza pubblica promossa da Confedir, atta a proporre ai candidati alle elezioni politiche ed amministrative 10 idee su cui lavorare per una pubblica amministrazione efficiente e per uscire dalla crisi. Bisogna riorganizzare completamente il Servizio Sanitario Nazionale, riducendo il numero delle aziende ospedaliere e ridistribuendole meglio sul territorio, ha spiegato Stefano Biasioli, segretario nazionale della Confedir. Ci saranno tagli per 35 miliardi da oggi al 2015 in sanità e questo rende ancora più urgente quello che stavo dicendo prima. Però occorre che questi tagli non siano dei tagli orizzontali come sono stati fatti in tutta la pubblica amministrazione, ma debbano essere dei tagli verticali, quindi dei tagli selettivi e quindi decisi insieme ai tecnici, e noi siamo i tecnici, e non legati esclusivamente, come sempre è stato fatto in passato, delle scelte di natura politica. Tra i presenti Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei Deputati per l'UDC. Il tema della semplificazione e della definizione delle competenze, a mio avviso, è centrale anche in rapporto allo sviluppo, alla riduzione dei costi, all'aumento del PIL, così dato che tutti ne parliamo. Semplificare significa dare effettivamente una capacità e un'efficienza e un'economicità dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione in maniera più chiara, più certa, più evidente e più cogente alle regole. Bisogna limitare le consulenze esterne, molte volte utilizzate soltanto per fare qualche favore a qualche componente politica oppure a qualche amico dell'amico. Quindi bisogna fare un regolamento che sia strettissimo e rigido sull'utilizzo di consulenze esterne solo davvero nel caso in cui quelle professionalità non siano presenti all'interno della pubblica amministrazione. Pietro Sbardella, candidato al Consiglio regionale del Lazio. C'è qualcosa che scricchiola, le ricette sono probabilmente semplici, quello che ascolteremo oggi è una cosa che chi si è occupato nelle istituzioni di tentare di portare avanti processi legislativi di attuazione capisce è che la pubblica amministrazione è una grande risorsa, che ha anche delle grandi potenzialità e spesso viene bistrattata, non ascoltata, sottoutilizzata. Penso che dobbiamo rivalutare questi percorsi di ascolto perché da questo tipo di competenze possiamo fare leggi migliori, attuarle in maniera migliore, evitare una serie di errori. La pubblica amministrazione è una risorsa essenziale per il funzionamento dello Stato e non un costo, così Barbara Casagrande, segretario generale UNADIS. Noi siamo i veri tecnici dell'amministrazione, persone competenti, preparate e chiediamo di essere consultate su ogni questione. Inoltre vorremmo una selezione veramente e realmente meritocratica della classe dirigente del Paese. Chiediamo di interrompere la pratica deleteria dello spoil system, chiediamo che la valutazione sia uno strumento serio per percorsi di carriera. Ma andiamo anche oltre, ci preoccupiamo di quelli che sono i livelli di governo del Paese, che devono essere 3 come in tutti i Paesi europei. Ci preoccupiamo di eliminare la giungla retributiva e chiediamo che ci siano regole pubbliche quando c'è denaro pubblico. Questo a tutela dei cittadini, per rendere migliori servizi ai cittadini. Secondo Michele Poerio, segretario organizzativo Confedir, c'è bisogno di un bilanciamento completo di tutte le pensioni. Negli ultimi anni i vari governi che si sono succeduti nel tempo hanno penalizzato fortemente la nostra categoria bloccando la perequazione prima per le pensioni superiori a 5 volte il minimo INPS, addirittura l'ultima norma emanata dal governo Monti penalizza le pensioni che sono superiori a 3 volte il minimo INPS. Chiaramente si tratta di una penalizzazione assolutamente insopportabile e assolutamente inaccettabile per cui noi contesteremo queste posizioni.